Nasce in via Carbonia 3 a Quarto Giaro il nuovo progetto ad uso abitativo Milano 2035, cofinanziato da Fondazione Cariplo e promosso attivamente dal Comune di Milano, che ha messo a disposizione una prima tranche di appartamenti, 48 alloggi, dello stabile locato in una zona di case popolari comunali. Ne parliamo con l'assessore alle politiche sociali e abitative, Gabriele Rabaiotti. Assessore, può partire da Quarto Giaro il nuovo modo di abitare la città? Quarto Giaro, Solari, Barona, Giambellino, Figino, Via Novara, sono tutti luoghi in cui stiamo lentamente ma in modo insistente continuando a scrivere dei racconti sul modo diverso di abitare la città. Sono spesso operazioni in cui combiniamo popolazioni diverse, chiediamo di avere forme di mutualità e di solidarietà interna e di rapporto forte con il contesto e con il quartiere per spingere veramente la città a mettere in campo nuovi modelli abitativi. Ritengo che da queste vicende nascano veramente le politiche della casa per la città di domani. Pubblico e privato effettivamente coabitano ancora una volta. Assolutamente, la spinta del pubblico può essere legata alla proprietà dell'immobile o dell'area stessa o di parte dei finanziamenti o addirittura della stessa casa popolare che ospita situazioni altre rispetto a quelle che in graduatoria vengono poi assegnate in via ordinaria. Le stiamo provando un po' tutte e stanno emergendo delle situazioni di grandissimo interesse e di fortissima innovazione dove pubblico e privato sociale, sostenuti in questo caso da Fondazione Cariplo, veramente riescono a scrivere dei racconti nuovi sulle politiche della casa. A chi sono destinati gli appartamenti? 16 appartamenti verranno indicati e assegnati dal gestore stesso, 32 invece sono in via da parte del comune, che premierà fondamentalmente le persone in situazione di emergenza, sfratto, fondamentalmente pignoramento, che si affiancheranno a vivere in questo spazio con la popolazione più giovane che invece verrà selezionata dal soggetto gestore. Quella di via Carbonia sarà la prima di tante iniziative future? Sì, qualcosa peraltro già è stato fatto, su questo fronte è il primo punto di attacco sulla, appunto, le politiche per i giovani, a breve noi metteremo in campo degli altri immobili che possano incrociare e incontrare questo tipo di domanda, quella popolazione più giovane che cerca affitto a canoni contenuti. Per quanto riguarda le politiche di sostegno per chi abita in strada, ci sono novità? Il nuovo non è nuovissimo, sono cose già sperimentate, sono le accoglienze per l'emergenza freddo. Quest'anno abbiamo sostenuto questo piano non solo nella stagione fredda, ma dando 500 posti in più per tutto l'anno e adesso credo che arriveremo a 2500 ospitalità in luoghi sia pubblici che del privato sociale. Il bando uscirà a giorni. Cosa si aspetta dalla manovra del governo per le famiglie? Mi aspetto sempre sforzi maggiori dal governo. Noi facciamo i nostri sforzi, riteniamo di fare quelli maggiori possibili. Se tutte le istituzioni concorrono a questo sforzo, io sono convinto che il Paese ne potrà beneficiare. Milano è una posizione sicuramente fortunata rispetto ad altre città, ma questo non ci impedisce di chiedere al governo di fare il massimo per le città e per le loro periferie in particolare. Come vede la Milano del domani? Io la vedo bene. Già oggi la vedo abbastanza bene, domani sicuramente è una città che dovrà andare meglio, ma mi sembra che tutte le premesse e le condizioni siano oggi scritte, si tratta di continuare su questa strada.